Allora, procediamo adesso con l'oggetto 138, è un'interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari, rivolta all'assessore Bartolini, Università degli Studi di Perugia, crollo del numero di iscritti, scomparsa del posizionamento internazionale dell'Ateneo per qualità, difficoltà occupazionali dei laureati rispetto a quelli di altri atenei italiani, intendimenti della Giunta regionale sulle cause di tale situazione nell'ambito di proprie competenze in coordinamento con altri enti e livelli di governo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, con questa interrogazione, appunto, il Movimento 5 Stelle vuole sollevare l'attenzione di questo Consiglio sul tema importantissimo dell'Università di Perugia, che rappresenta appunto un grande patrimonio, ha sempre rappresentato un grande patrimonio culturale per la nostra regione e anche chiaramente economico, no, per tutto l'indotto. E allora, tenuto conto del fatto che l'università soffre da diversi anni, negli ultimi anni, di un crollo notevole in termini di iscritti e anche di qualità, a nostro parere perlomeno. Secondo i dati iscritti sicuramente, secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, quindi dal MIUR, negli ultimi 3 anni gli iscritti sono calati del 13,4% e quindi ci attestiamo come la quinta regione peggiore d'Italia per il calo di iscrizioni. E nell'anno accademico 2005-2006, chiaramente, dove gli anni, famosi anni d'oro, eravamo in quell'anno, confrontandoci con quell'anno, il calo è del 34, gli anni è 34%. Ora, era 32.000 iscritti appunto nel 2005-2006 e attualmente circa 21.000 iscritti nell'anno 2015-16. Secondo peraltro un recentissimo studio dell'agenzia Multimediacom 042, sarebbe prevedibile addirittura che il numero degli iscritti nel biennio 2016-2018 potrebbe addirittura scendere sotto i 20.000 iscritti, determinando quindi un declassamento a medio ateneo. E questo peraltro è avvenuto nonostante poi l'Università di Perugia abbia anche intrapreso diverse iniziative, non ultima per aumentare e attirare studenti da altre regioni e da altre facoltà, come quella di aprire dei corsi che prima appunto erano a numero chiuso. E allora, siccome peraltro, considerando anche che l'Ateneo di Perugia è scomparso anche dalla prestigiosa classifica internazionale dell'università del mondo Air View della Yatong University di Shanghai, che misura i parametri come le pubblicazioni, sembrerebbe addirittura che abbiamo perso 200 posizioni dal 2003 al 2016 e solamente 100 negli ultimi 3 anni. E allora, tenuto conto di questo andamento negativo, sembra addirittura peggiore anche di altre università del centro Italia, ma anche del nord, no? A titolo di esempio, secondo i dati del MIUR, gli iscritti al corso di laurea magistrale nel ciclo unico di giurisprudenza per il 2012-13, dal 2012-13 al 2015-16, sono crollati del 33%. Rispetto invece a cali molto più contenuti, per esempio di Siena, che ha perso solo il 12%, di Roma, 12%, mentre addirittura qualche ateneo l'ha anche in crescita, come Bologna, che ha aumentato l'8%. E anche per esempio la scuola di specializzazione per le professioni legali, negli ultimi anni il numero dei partecipanti alla prova di ammissione è spesso minore al numero dei posti disponibili, a differenza invece di scuole di altre università che hanno una molto più elevata attrattività. E allora, considerando peraltro che anche a livello diciamo, in termini occupazionali, sembrerebbe che i laureati dell'Ateneo di Perugia hanno maggiori difficoltà rispetto ad altre sempre università citate prima, quindi Roma, Bologna, Firenze, e allora noi volevamo interrogare la Giunta per sapere se e quali misure la Regione intende intraprendere nel proprio campo di competenza, chiaramente, con altri enti di livello magari statale o locale, al fine di rilanciare le immatricolazioni, scongiurare i trasferimenti presso altri atenei dopo il primo anno di studi, migliorare la qualità di tutti i servizi per gli studenti universitari,
chiarendo inoltre se e come ritiene opportuno intervenire, anche magari mediante indagini conoscitive e interventi indiretti, al fine di migliorare la meritocrazia interna, la qualità dell'insegnamento, l'aggiornamento dei piani di studio e l'accesso al mercato del lavoro dopo la laurea. Grazie. Prego, Assessore Bartolini. Ringrazio il Movimento 5 Stelle per questa interrogazione che è molto puntuale e che ci consente di fare il punto su un problema che è sicuramente da affrontare. Premesso che ho cercato di avere i dati in questi pochi giorni dall'Ateneo Perugino, ho parlato direttamente col magnifico rettore che mi ha risposto che ci sarà una conferenza stampa questo giovedì in cui verranno annunciati i dati dell'immatricolazione che ancora erano in lavorazione e che quindi non potevano essere dati. Però a prescindere da questo, sicuramente la Regione come soggetto che ha una competenza sia legislativa sia amministrativa sul diritto allo studio universitario può fare e può fare molto. Ora, il calo è stato indubbio ed è un calo sicuramente più marcato rispetto ai dati che avete dato, sono esatti, anche il tema che avete, il focus che avete fatto sul Dipartimento di Giurisprudenza è esatto, ma non è solo il Dipartimento di Giurisprudenza, è un dato incontrovertibile. Ora, noi come Regione cosa stiamo facendo? Ricordo che innanzitutto c'è stato un ampio dibattito quando abbiamo approvato la legge di riforma dell'ente del diritto allo studio, dell'ADI, su qua, che è stato molto ricco e mi sembra che tutti i gruppi concordassero sul fatto appunto di consentire e permettere agli studenti che vengono, sia umbri che vengono da fuori, anche da fuori Regione, di avere nuove opportunità, cioè non fare solo un ente che eroga provvidenze, ma anche collegarlo con tutte le strumentazioni che sono garanzia giovani, i fondi europei, eccetera, eccetera. Stiamo, e questo è già un primo dato che vi do, stiamo attuando la legge, si stanno predisponendo i bandi per gli assegni di ricerca, per i dottorati, secondo criteri, come avete anche voi auspicato, meritocratici. Ci stanno lavorando, conto, se volete rifare un'interrogazione tra un po' di tempo, rifare anche pochi mesi, anche fine anno, conto per fine anno di poter far partire questo primo, campo di misure. Ma non c'è solo questo. Innanzitutto ci sono i dati che confortanti. Abbiamo negli ultimi due anni, anche quest'anno, un aumento dei aventi diritto di circa più 30%, che vuol dire per la Regione Umbria un aumento di risorse che dovremo mettere in campo di circa 4 milioni di euro in più. Aventi diritto alle borse di studio, è chiaro, non è che tutti hanno diritto, ricordo che hanno diritto solo coloro che hanno un reddito inferiore ai 23.000 euro ISE, che hanno negli anni successivi comunque un certo quoziente di merito, eccetera, eccetera. Quindi non tutti hanno diritto alle provvidenze. Okay? Beneficiamo quest'anno di fondi aggiuntivi dal FIS, che è il Fondo Statale per il Diritto allo Studio, in quanto regione terremotata. Stiamo cercando anche per gli anni prossimi di ottenere un incremento, perché c'è un dato nazionale, questo è molto importante, che voglio segnalare, che in tutta Italia stanno aumentando le richieste di provvidenze economiche all'ente al diritto allo studio, che vuol dire due cose. Uno, probabilmente che c'è un peso della crisi, però l'altro canto c'è un'inversione di tendenza, mentre prima le famiglie non mandavano più in Umbria, ma il dato era generale, i propri figli, a un certo punto c'è stata una diminuzione, adesso i nostri ragazzi iniziano a tornare in generale alle nostre università. Spero anche questo contribuisca a invertire a livello nazionale e regionale quel trend delle fughe dei cervelli.
Poi, per quanto riguarda l'edilizia universitaria, come sapete, anche questo l'abbiamo discusso, entro metà del prossimo anno lo studentato di Monteluce verrà aperto, si sta facendo la gara per gli arredi immobiliari e questo consentirà di mettere a disposizione i nostri studenti in un'area importante che adesso è scoperta, che è quella di Monteluce, visto che c'è tutto il polo biotecnologico, che è quello che ha avuto tra l'altro il maggior numero di iscritti, metterà quindi sull'area di Monteluce a servizio del polo tecnologico questa nuova struttura molto importante. L'amministratore unico ha partecipato al bando nazionale per l'edilizia universitaria, sono state scelte, come scelta non è più quello di fare nuova edilizia ma ristrutturare gli edifici già esistenti, e su questo sono stati fatti dei finanziamenti ed è notizia proprio di oggi che per i padiglioni B, C e D di Via Faina, in cui c'erano le gare in corso, c'era un contenzioso, questo contenzioso è stato risolto e che quindi presto verranno aggiudicati i lavori. Sono state migliorate le qualità, è stata aperta recentemente la mensa di medicina, la mensa ingegneria. E quindi tutto sommato quello che voglio dire c'è, le misure in campo sono notevoli e c'è una inversione per quanto riguarda il diritto allo studio molto importante che comunque denota un'azione positiva. Bene, prego consigliere Carbonari, cerchiamo di stare nei tempi perché siamo già veramente fuori. Noi apprendiamo con piacere le misure che comunque l'Istituto, la Giunta e anche l'Università sta portando avanti, no? Però abbiamo anche capito che ci sono dei maggiori fondi da parte, fondi europei che verranno messi a disposizione per borse di studio, per edilizia abitativa. Ecco, diciamo che forse in parte state facendo qualcosa per cercare di contenere, no? Però quello che io vorrei sia la Giunta che l'Università tenesse in considerazione è un fatto, e anch'io ho fatto l'Università anni fa, e rispetto a quello che sta succedendo oggi, no, dico che non è che il numero degli iscritti potrebbe essere anche calato per un peggioramento dell'Ateneo negli anni? Non è che per caso, e mi ricordo bene di questo, non c'era un collegamento e un rapporto stretto tra i professori universitari e gli studenti, non li trovavi mai, quando arrivavano dopo due ore, assoluto scollamento tra il corpo docente e gli universitari, non c'era assoluto, cioè un'assoluta mancanza di rispetto che ritengo in qualche modo diciamo abbia influito su questo. E poi a nostro parere c'è anche un po' di scollamento con il mondo del lavoro, cioè il fatto che i nostri non trovano lavoro rispetto magari ad altre facoltà molto vicine alle nostre, ma Siena si è rafforzata negli ultimi anni probabilmente a scapito nostro, quindi credo che questa programmazione che oggi state facendo sia tardiva, cioè il problema prima di tutto per poter affrontare e risolvere un problema bisogna conoscerlo a fondo e bisogna conoscerlo per tempo, perché se si prende per tempo forse il problema, diciamo, è più piccolo e si risolve magari con interventi minori. Chiaramente negli anni, se si arriva tardi, il problema diventa veramente importante e gli interventi potrebbero, spero di no, potrebbero non essere sufficienti. Quindi io chiedo all'assessore Bartolini, che comunque è presente all'università, di fare anche una certa verifica sulla qualità dei docenti, che sicuramente ci sarà, ma anche sul loro rapporto con gli studenti, sul rapporto che c'è tra loro e gli studenti e sulla loro disponibilità ad essere presenti a parlare con i ragazzi. Grazie. Bene. Allora, torniamo indietro e passiamo all'oggetto 119, è una interrogazione presentata dai consiglieri Casciari e Leonelli all'assessore Paparelli. Misure volte a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi, in particolare in materia di utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo.
Prego, consigliera Casciari. Chiedo per favore un po' di silenzio in aula. Grazie. Grazie. Questo atto, l'atto 1370, che è stato proposto da me e dal consigliere Onelli per cercare di potenziare, anche alla luce delle nuove normative nazionali, ulteriori strumenti di legalità per la Regione Umbria. La Regione è già dotata di una legge datata 2012, con la quale concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, nonché allo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Ma a livello nazionale, a fine settembre, è stata approvata dalla Camera in via definitiva la proposta di riforma del codice delle leggi antimafia, e questa, diciamo, modifica ha in qualche modo migliorato e chiarito, tra l'altro, la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ed altresì l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Questa modifica ha fatto in modo che appunto venissero accelerati alcuni passaggi, e dal punto di vista invece di sequestro e misure cautelari per le aziende, ha in qualche modo fornito gli strumenti per reinserirle nel percorso produttivo, dentro il circuito della legalità, naturalmente. Purtroppo abbiamo visto che anche l'Umbria non è esente da questo fenomeno. Libera ha da poco presentato i dati aggiornati, c'è stato un incremento importante anche in Umbria rispetto ai primi anni del 2010-2011, siamo arrivati a luglio 2006 a 74 beni. Pensate che sono in Italia, ci sono quasi 2.000 aziende sottoposte a sequestro e circa 23.000 beni immobili, questi sono dati del 2015. La gestione molto delicata, cioè quella del trasferimento del patrimonio, dei beni ai comuni, è a oggi supportata dall'Agenzia Nazionale, ma in particolare nei comuni di piccole dimensioni costituisce tuttora un elemento di criticità, in quanto appunto ha una complessità oggettiva nel procedimento amministrativo. E d'altra parte però è fondamentale, soprattutto per le aziende, restituire al circuito economico legale le aziende sequestrate nel breve tempo possibile, intanto per garantire appunto i posti di lavoro, per supportare lo sviluppo locale e anche, devo dire, come funzione di ristoro rispetto ai danni sociali che appunto le attività criminali hanno portato in quel territorio. Queste criticità di cui parlavo sopra potrebbero essere agevolmente superate prevedendo uno specifico supporto tecnico amministrativo da parte della Regione nei confronti dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni. La Regione potrebbe anche, sempre secondo il nuovo codice antimafia, prevedere anche ulteriori misure in materia di beni immobili, come ad esempio la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei predetti beni per la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. La concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni sopracitati al fine di favorire il riutilizzo sociale degli immobili mediante la stipula di appositi accordi con i soggetti assegnatari. Pochi mesi fa, poco prima del nuovo codice antimafia, è stato approvato dal governo il codice del terzo settore, che prevede l'articolo 5 che gli enti del terzo settore possono svolgere anche attività di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. E sempre nell'articolo 55 la sopracitata predetta attività di riqualificazione, la Regione e le altre amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti stessi del terzo settore attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione ed accreditamento. Chiedevo appunto alla Giunta regionale se e come intende attuare le misure indicate in narrativa volte a ridurre i danni provocati dall'insediamento di fenomeni criminosi, in particolare in materia di utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, coinvolgendo anche, viste le norme nazionali, gli enti del terzo settore.
Grazie, per favore, di nuovo il rispetto dei tempi, vi ricordo, perché siamo veramente fuori. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente, ma io risponderò a questa interrogazione per quanto di mia competenza, rimandando, lo dico ai consiglieri promotori, diciamo, ulteriori approfondimenti all'assessorato al sociale e al patrimonio, che sono effettivamente, che l'assessore alla sicurezza gestisce la legge regionale in materia di sicurezza, non credo che debba rispondere a questo tipo di interrogazioni, che invece hanno un risvolto per il loro contenuto di carattere sociale e relativo al patrimonio della nostra regione. Nell'ambito della legislazione contro la mafia, le misure riguardanti il sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose rivestono una notevolissima importanza, come avete sottolineato, perché volte a colpire il patrimonio accumulato illecitamente dalle organizzazioni criminali, sottraendo i beni di origine illecita dal circuito economico della stessa organizzazione. L'articolo 3 del decreto legge 4/2010 prevede la costituzione presso le prefetture di nuclei di supporto che sono chiamati a rafforzare la missione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non solo ai fini di un'efficace azione amministrativa e tempestiva destinazione dei beni in gestione, ma anche per un effettivo monitoraggio dei beni già destinati. A livello locale questi nuclei rappresentano la sede istituzionale giusta in grado di accelerare i procedimenti di destinazione dei beni confiscati, rimuovendo altresì le criticità che concretamente potrebbero vanificare l'effettiva utilizzazione degli stessi. Pertanto l'idea perseguita con l'istituzione dei nuclei è quella di una sede istituzionale che, attraverso l'apporto dei vari organismi pubblici rappresentativi della società civile, serve ad accelerare i procedimenti di destinazione dei beni ai sensi della legge 575 del 65, rimuovendo gli ostacoli che in sede locale possono rendere i beni medesimi poco appetibili per le amministrazioni interessate al loro utilizzo. In pratica il nucleo è un organismo che affianca il prefetto nel monitoraggio dei beni, individua situazioni di degrado e di abbandono, di utilizzo distorto o comunque inadeguato dei beni stessi, o peggio fenomeni intollerabili quali il loro perdurante utilizzo diretto o indiretto da parte delle medesime organizzazioni criminali, e dall'altro facilita l'azione dell'Agenzia Nazionale nel ripristino delle condizioni dell'effettivo utilizzo per finalità sociali o istituzionali dei beni sequestrati. L'attività va di fatto costantemente del nucleo incrociata con quella dei sindaci e dei presidenti di provincia al fine di rendere concreto e visibile il ritorno dei patrimoni criminali al territorio cui sono stati sottratti. Quindi i nuclei possono svolgere un compito importante nel rendere disponibile una fetta importante di patrimoni oggi bloccata da criticità di vario genere. È evidente che il concorso di forze tra tutti i soggetti istituzionali nel territorio è l'unica strategia possibile in un ambito così complesso e richiede il coinvolgimento di tutte le istituzioni fino ad arrivare ai settori più sensibili e impegnati del terzo settore, come citato nell'interrogazione. Ad integrazione della normativa statale possono essere assunti dalla Regione provvedimenti che nell'ambito delle leggi siano volti a contrastare la criminalità organizzata favorendo percorsi di legalità, approvando misure volte a favorire il riutilizzo sociale dei beni confiscati. A monte, cioè, definire a monte la possibile utilizzazione di questi beni, soprattutto attraverso forme di finanziamento, contributi, fondi di rotazione, fondi di ammortamento prestiti per un progetto di riutilizzo dei beni stessi. Inoltre il codice del terzo settore all'articolo 5 delimita il perimetro di azione degli enti del terzo settore, ossia l'esercizio di attività di interesse generale. Fra questi sicuramente sono ricomprese le attività aventi ad oggetto la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. La riforma del terzo settore però da questo punto di vista non è ancora nella fase esecutiva. La riforma in oggetto, in combinato disposto con la legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, può tuttavia mettere a disposizione nuovi strumenti legislativi, la cui efficacia dovrà essere ovviamente testata sul campo, come ad esempio nel titolo settimo, quello dei rapporti con gli enti pubblici, nell'articolo 55, il coinvolgimento degli enti del terzo settore. La Regione potrebbe definire, una volta che la riforma del terzo settore avrà iniziata ad essere esecutiva, una cornice regolativa, come ad esempio un atto di indirizzo, delle linee guida specifiche che possano agevolare una gestione più flessibile dei beni
confiscati alla criminalità organizzata. Ovviamente una normativa che consenta procedure più semplici ma rigorose, che delinei gli opportuni controlli che debbono essere garantiti. La definizione di questa cornice regolativa interseca, come diceva all'inizio, però l'area del sociale, quella del patrimonio e quella delle gare e degli appalti. Quindi, diciamo, un percorso successivo per dare una risposta completa a questa interrogazione non può che essere, non so se un percorso in commissione con gli assessori competenti, se si condivide, questi consiglieri condividono questa impostazione per dare il via a una fase 2 che ci possa trovare preparati non appena la riforma del terzo settore citata entri nella fase, diciamo, esecutiva, anche per verificare l'efficace, diciamo, costituzione dei nuclei di cui ho fatto riferimento presso le prefetture e il loro effettivo funzionamento.